oggi, spinto dal solo desiderio di vedere un luogo celebre per la sua altezza, sono salito sul più alto monte di questa regione, chiamato giustamente Ventoso. Da molti anni mi ero proposto questa gita. Come sai, infatti, per quel destino che regola le vicende degli uomini, ho abitato in questi luoghi sin dall'infanzia, e questo monte, che a Bellagio si può ammirare da ogni parte, mi è stato quasi sempre negli occhi. Comincia così il primo esempio occidentale di racconto di un'ascensione in montagna, a scrivere Petrarca, una lettera a Dionigi di Sansepolcro, e testimonia un inizio di mutamento di sguardo sulle cime, che fino ad allora erano viste solo come luoghi inaccessibili, minacciosi, incombenti, solo come collegamento via terra tra nord e sud Europa. Devono passare parecchi secoli ancora perché le montagne vengano percepite come una meta possibile, come una meta desiderata, come territori da esplorare. La nuova passione per l'alpinismo trova un suo momento emblematico nella conquista del Monte Bianco, che avviene l'8 agosto del 1786 da parte di due giovani francesi. A partire dal XVIII secolo si moltiplicano le ascensioni alle più famose vette alpine e parallelamente nasce tutto un nuovo filone di letteratura a partire dai diari dei grandi scalatori. Fin da subito in letteratura si configurano due tipologie di racconto, quello più documentaristico, di interesse scientifico, in linea con tutta la produzione legata alle grandi esplorazioni geografiche, e poi c'è un filone più improntato a una visione romantica della conquista dell'impossibile, dell'impresa eroica, anche della sconfitta, spesso con esiti tragici. E da allora non si contano più i libri scritti da alpinisti, esploratori, scienziati, che dalle Alpi sono passati a raccontare le imprese sulle cime himalayane e andine. I nomi di numerosi scalatori di ogni paese sono entrati nel mito e in parallelo si sono iscritti nella memoria collettiva i nomi di montagne simbolo, teatri di scalate impossibili, di sfide al limite delle possibilità umane. Gli scalatori sono stati definiti conquistatori dell'inutile, secondo una definizione coniata da Lionel Terray. Ma si può definire inutile l'eterna aspirazione dell'uomo a un oltre, che chiama, che si sposta sempre più in là. Alle volte, di fronte al rischio estremo di alcune imprese alpinistiche, ci si chiede perché qualcuno sia disposto a mettere a repentaglio la propria vita per raggiungere una vetta. Colpisce molto a riguardo la risposta di Mallory, il primo a tentare di raggiungere il tetto del mondo. Alla domanda del perché volesse salire in cima all'Everest, in fondo la sua risposta è la stessa del nostro Petrarca, perché è lì. Dal 16 al 20 di settembre ci sarà un evento nel nostro negozio di Milano in Viale Spinasse intitolato Lo Zen e l'arte di scalare le montagne. Troverete una collezione di libri di montagna ricca di titoli introvabili e anche tematiche rivolte al benessere. Dopo questi mesi difficili, questo nuovo anno sociale, abbiamo scelto di puntare l'attenzione sul benessere del corpo e il benessere dello spirito. Sul benessere del corpo troverete molti manuali sul cibo, sulla cura di sé, sulle medicine alternative, sulla cura dell'ambiente e tanto altro, e sul benessere dello spirito un focus sulle filosofie orientali che ci apre ad un altro modo di leggere la vita e la realtà, che tanto ci può aiutare a stare in modo diverso anche in tempi così stressanti e complicati. Ed ecco allora l'importanza di alzare lo sguardo e farci aiutare dai conquistatori dell'inutile a capire che sognare e osare si può sempre.